Questa vale 2039,42 euro. Però siamo onesti, le action figure sarebbero state più belle all'interno di una relativa vetrinetta. Possiamo acquistare nuovi prodotti come i giochi da tavolo. Hai comprato quella da 1316 euro. Ah, ti faccio anche il pompone alla nonna se serve, non ci sono problemi. So spostare il tavolo con voi sopra. No, non volevo mandarvi via, scusa. 666 no, 666 mi inquieta un sacco. Potresti finalmente sbloccarti il set pacchetto del destino base. Porca trota, mi sono dimenticato di assegnare. Ma porca miseria, ok, 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 a posto. Che dite, ci spacchettiamo quindi le nuove carte del destino qua? La situazione è molto più seria. Wow, ragazzi, 7 carte, 1,84 euro. Franchino, ma che cazzarola hai combinato? Sono rientrato adesso in partita dopo 2 giorni che non gioco e i prezzi sono tutti sminchiati. L'ultima cosa che avevo fatto era apprezzare queste carte, che erano delle carte discretamente rare, ma non così rare. E mentre stavo sistemando il tutto, di botto questa vale 1085 euro. Ma che cazzarola? Ma che... Ma mi prendete in giro? Non valevano così tanto prima. Però sono tutte carte ex. E X vuol dire che valga un po' buona cifra. Franchino, che cazzo... No, davvero, cosa... Questa è standard, ok? È rimasta standard perché è una normale edizione oro. E sono... Non... Io li avevo già segnati tutti sti prezzi, non capisco. Salve a tutti, io sono TheLoneGamer e bentornati su Card Shop Simulator. Oh, il nome di sto gioco non me lo ricorderò mai in nessun universo parallelo. Franchino, perché ci sono degli scatoloni buttati qua? Porca la miseria. Ok, io sono ancora nel pieno del mal di denti più atroce della vita. Sono leggermente imbottito di antidolorifici, ma ho la gengiva gonfia come un canotto. Quindi faccio quel che posso, figlioli, faccio quel che posso mentre soffro in silenzio. Neanche troppo, oh, fa malissimo ancora, ma vedete tagli. Antidolorifico, datti una mossa. Allora, io ho passato 3 giorni del gioco, ovviamente, a spacchettare come non ci fosse un domani. Ed in effetti, come potete vedere, oh, guardate quanto non è bella, ho trovato una nuova full art che vale 48 euro della serie meglio che nulla, no? Ah sì, a proposito, mentre spacchettavo ho trovato anche un'altra full art. Questa vale 2039,42 euro. Sì, un pochettino di più dell'altra. È la carta di maggior valore che abbiamo trovato fino adesso, ma purtroppo per le regole che mi sono autoimposto la devo mettere nella bacheca. Sì, ho messo nella bacheca 2000 euro di carta, non mi sto per mangiare le mani, però il gioco mi ha ricompensato con carte che hanno un valore assurdo e non capisco perché... Vi giuro, non ha senso! Fatto sta che comunque abbiamo trovato una carta da 500, una da 300 e poi altre di valore inferiore, ma comunque di tutto rispetto. Allora, io le sgnacco qua, ho visto, ma che si ribuggano, i prezzi si sparano all'8 miliardi per cento. No, vi giuro, questo è un bug che mi mancava. Forse perché hanno aggiornato il gioco, devono aver aggiornato alcuni prezzi. Non lo so, sono passati 2 giorni, 3 giorni da quando ho registrato quella parte. Aspetta che non sono sicuro di aver montato correttamente, bravo. Pertanto qualcosa deve essere accaduto. Fatto sta che il negozio è salito al livello 25 abbondante. Ho circa 17.000 euro da parte. Franchino, non hai fatto casini. Ah, aspettate che ho notato una cosa. Se giriamo questo cartello, in teoria, ora i clienti non dovrebbero più entrare da qua, ma c'è scritto usate l'entrata principale, non passate da qui. Oh, così la smetto di passarmi dal magazzino, che era una cosa veramente tanto scomoda. Inoltre, signori, io mi sono comprato anche questa meravigliosa vetrinetta in vetro. Scusate il gioco di parole. Guardatela, guardatela quanto non è bella. Come dite, dove la metto? Non ne ho la più pallida idea. Perché in questo episodio volevo sbloccare, aggiungerei anche finalmente, le action figure. Sì, se non fosse che il costo per la licenza stessa è veramente esorbitante. Partiamo da un paio, facciamo 3, meglio abbondare. Porca di quelli per porca, mi sono già fatto fuori il conto in banca. Allora me ne prendi 2 di questi, 2 di queste altre creature e 2 della stellina. Se notate bene, mano a mano che andiamo avanti, sbloccheremo anche le loro evoluzioni. Vedete? Questo è il Porcedu, questa è la stellina, questo è il... Non chiedetemi cosa cazzarola sia, ma vabbè, dettagli. 1500 euro di peluche, di figure. Allora, cominciamo da il Porcedu. Ce ne sono 12, oddio, mi guardano in maniera abbastanza strana. Li possiamo mettere direttamente qui. Perfetto, dopo assegniamo... Ci sono ancora oggetti nella scatola. Ah, ok, ok, ok. Che faccio? Per adesso le figure me le metti direttamente qui. Mi sa che non comprate troppe come il mio solito, vero? Franco, che stai facendo? Ah, ok, stai mettendo la scatola nel punto corretto. Scusate, ma con Franco mi sale sempre l'ansia. Poi l'altro me lo metti direttamente da quest'altra parte. E che sono brutte come la disperazione. No, cioè, voglio dire, sono meravigliose, sono bellerime, baronne del gorgonzola. E invece qui abbiamo le stelline che sgnacchiamo invece. Aspetta, questa non è una vetrinetta per vendere la roba. C'è scritto Lonino, grande scaffale, personale, razza di idiota. Ma porca di...
Ok, lo riporta, dobbiamo rimediare. Comprami uno scaffale doppio. E in qualche modo ora vediamo di piazzare tutta sta cocchio di mercanzia. Allora, creiamo un'altra zona qua in parte. E abbiamo gli scatoloni? Porco canaglia. Sì, ne ho uno. Non è un problema, Lonino, tranquillo che salviamo la situazione in qualche modo. Allora, recuperiamo i porceddu e a sto punto sgnaccameli direttamente. Qua sopra ce ne stanno solo 6. Sono pochi, in verità. Là me ne stavano probabilmente di più. E infatti c'ho i porcedù nella scatola adesso. Proviamo a vedere se posso mettere la roba nella scatola piccola. Gioco dice sì, non ci sono problemi. Allora, questi me li sposti da quest'altro lato. E... oh, ancora una volta ce ne stanno troppo pochi. Ottimo. Signore, un attimo di pazienza, che stiamo preparando il negozio, che stracocchio. E poi abbiamo le stelline, che invece le sgnacchiamo qui. Beh, ce ne saranno molte di più. Oh, in effetti ce ne stanno 12. Bravo, Franchino. Le stelline abbiamo detto che le mettiamo qua, perfetto. Franco, dove cazzarola stai andando? È tutto pieno, Franco. Franco, cosa tocchi, Franco? Bravo, vai a farti i cazzaroli tuoi, che è meglio. Uila, questi ci danno un profitto di tutto rispetto. Se Franco rifornisce gli stand abbastanza rapidamente, il gioco è fatto. Se non bastassero, li mettiamo a coppie, come facciamo di solito, e vi sarò tutti felici e contenti. A sto punto, questa cazzarola di vetrinetta la reinscatolo e la butti in un angolino. Beh, lasciala qua fuori che là dentro si bugga. Evitiamo di causare altri problemi. E la vetrinetta andò... ah, scusi, non vedevo questa vetrinetta. Senti, a sto punto mettimela in parte all'entrata, che tanto ai nostri clienti non cambia virtualmente nulla. Mi rompe le balle che abbiano una differenza così evidente di altezza. Ma ragazzi, per adesso ci accontentiamo. Però siamo onesti, le action figure sarebbero state più belle all'interno di una relativa vetrinetta. Allora, per adesso vediamo di avviare la Jurnad. Ottimo. Mi sono accorto che con la scorsa versione, ora, possiamo acquistare nuovi prodotti come i giochi da tavolo. Quindi, come al solito prima, acquistiamo la licenza. Oddio, non so quanti ne stiano. Ma 4 scatole? No, credo che ogni scatola ne contenga 2. Senti, prendine un po'. Comprami anche quest'altra licenza. Porta del sistema numero 1. Ah, hanno tradotto System Gate 1 e System Gate 2. Dovrebbero essere dei giochi che esistono per davvero. Non vorrei dire una cavolata delle mie. Franchino, non toccare le scatole che poi esplodi. Ok, non mi ricordo quale System Gate 1, quale System Gate 2. Lo accettiamo molto passivamente. Wow, ok, ce ne stanno solo 2 sulla cazzarola di vetrina. Aspetta, che sennò poi gli iscritti qua, i clienti, mi fanno casino. Questo è lo stesso? Non ne ho la più pallida idea. Ok, mi è andato anche di culo. E abbiamo un margine di guadagno di 22 euro. Cioè, che disegni strani. Non è poi così male. Senti, le scatole tienile da parte. Vai. Ho visto bene adesso quanto passavo. Sì, mancano bombolette. Devo acquistarle perché i clienti spuzzolentoni. Oh mio Dio, ho acquistato l'action figure, l'ho vista. Dicevo, mi hanno letteralmente privato anche della voglia di vivere e di respirare soprattutto. Ma insomma, ci siamo capiti. Senti, a sto punto, questa è la prima versione. Gnaccala qua sopra, metti subito il prezzo e voilà. Ok, sono contento per lo sviluppatore, creatore e tutte cose. Il problema è che mi serve altro spazio in magazzino. O sta roba non ci sta. Ottimo. E spero di trovare davvero delle vetrinette più grandi. No, Lonino, tutte queste scatole non ti servono. Ne teniamo al massimo un paio e vi sono tutti felici e contenti. Allora, beh, questo spazio è vuoto. Quindi cercando di non farmi inchiata, perché dopo un po' si assomigliano tutti. Ok, piazziamo qua i nuovi giochi da tavolo. Vabbè, Franchino può fare virtualmente il resto. Coso, come va qui? Tutto bene? Bravo ragazzuolo, sono fiero di te. Ripuliamo anche questo, ottimo. Ok, il negozio, come avete visto, procede abbastanza bene. Franchino, oddio, credevo si fosse buggato per un secondo. Mi stava già salendo l'ansia. Coda, Franchino, faccio io. Anche perché è arrivato un cliente con 8000 prodotti. Dovrei provare ad assumere effettivamente un franchino più veloce. E che mi dispiace licenziarli, porca la miseria. Più che altro mi rompe che ho pagato una quota per assumerli la prima volta. Dare il resto di 49, te do il resto da 50, perfetto. E pertanto letteralmente quei soldi finiscono nel cesso. Mi domando se posso mandarli via senza pagargli lo stipendio. La tipica truffetta all'italiana. Hai comprato un gioco da tavolo, bravo ciccio. 40.41. Hanno ingrandito la schermata del... oh mio Dio, me ne stavo andando, signore. Ok, hai comprato la card, quella super costosa, quindi ti perdono tutto. A posto. A sto punto serviamo tutti. Sai che devo comprare le nuove bombolette appena possibile. A posto? Ma non sono io il cassiere, io sono tipo il proprietario. Hai comprato quella da 1316 euro. Ah, ti faccio anche il pompone alla nonna se serve, non ci sono problemi. Per quelle cifre lì, porca la miseria, ti faccio di tutto. A posto. Allora, ritornando a noi, ciccio, rifornisci gli stand, che sennò qua finiamo la roba.
Dicevo, devo ordinare assolutamente altre bombolette. Facciamo scorta perché qua le finiamo di questo passo. Il resto dei prodotti dovrei averli. Potremmo sbloccare altre buste protettive. Ma ti servono veramente, Lonino? Ok, intanto ordina queste. La domanda in verità dovrebbe essere differente. Hai spazio dove metterle? Assolutamente no, perché c'hai troppa roba in sto cocchio di negozio. Potrei cercare di comprare una piccola paretina, tanto che ci siamo, per la modica cifra di 1900 euro. Vediamo un po'. Un marone. Mi piace che il vetro è venuto su dopo. E a malapena mi ci sta un tavolo, quindi... Sì, ragazzi, sto per farlo, sto per buttare via uno sproposito di denaro, ma ce l'abbiamo. E voilà. E forse ci faccio stare qualcun altro. Oddio, dite che... C'ho delle idee un po' porche. Maledette idee porche che mi vengono in mente di tanto in tanto. Vabbè, sono dindini ben spesi, ben investiti. Oh marone, no, franchino, ci penso io. A quanto pare le action figure hanno attirato un po' troppo l'attenzione. E sti signori, molto adulti, che spendono 470.92 euro per una porco cane di carta, non possono resistere. E quindi hanno detto, beh, testo fuori del poraccio, devo assolutamente andare a rompere le palle nel negozio del telone. Come non detto, signore, lei mi rompa tutti i testicoli che vuole. Perfetto, oddio, non è che hai speso più di tanto, Guarda, se so comprati tutto. Porca miseria, metti in vendita anche il franco. Sì, sì, la maggior parte delle carte costose le hanno... No! Belletto tasto! Dicevo, le hanno comprate. A sto punto, vedi di riordinarmi le carte per prezzo, sciocchero, e metto in vendita anche le altre. Senti, finché loro le pagano, io sono uno, metto proprio una cifra felice. Queste sono nuove, non le abbiamo... Nessuna di esse le abbiamo mai trovate prima d'ora. Eh beh, sono anche le foil, Lonino, non è che le regalano col Dixon. E voilà, ok, per adesso è più che sufficiente. Ho bisogno di spacchettare cose. Lo scorso episodio abbiamo sbloccato queste carte uber rare. Non ne ho aperta quasi neanche una virtualmente. Sono le leggendarie, vediamo un po' se magari trovo qualcosa di buono all'interno che valga anche più di un euro, gioco. Pensa al povero Lonino che sta registrando con un mal di denti assurdo. Almeno, non lo so, dagli un premio. No, 9 euro. Premi intendevo 1000 euro, porca la miseria. 28 euro, meglio che nulla. 8 euro. Qualche carta nuova, però. Tristezza a palate. Dicevo, però io aspiravo a qualcos'altro. Vabbè, non importa. In verità, molte carte di quelle faighe erano quelle dei pacchetti blu, quelli economici per i bambini che regalano col Dixon per davvero. Vabbè, ci sarà un po' di coda, non importa, va bene così. Questa è nuova, ma solo 12,45 euro. Non avete idea neanche di quanti pacchetti ho spacchettato. Io non devo mettere a posto dei tavoli. Sì, Lonino, ma vabbè, dettagli. Mentre preparavo la puntata, un'altra da 15 euro. Dai, voglio di più. Voglio conquistare questo mondo fatto di carte. Sì, con carte da meno di un euro alla volta. Allora, ritornando a noi, portiamo dentro sti cazzarola di tavoli. Oh no, non ci stanno qua dietro. Che due balle. Devo tipo spostare tutto, a meno che non li metti tipo così, Lonino. Ok, il gioco dice non ci sono problemi. Intanto ne sgnacchi uno. Sembrano gli alunni messi in punizione, ma insomma ci siamo capiti. Posso spostare il tavolo con voi sopra? No, non volevo mandarvi via, scusate, volevo... Non importa, volevo solo metterli più vicini per risparmiare... beh, però poi non passano, Lonino. Vabbè, non importa, per risparmiare qualche centimetro extra da questa parte. Ok, stanno calando le tenebre. Taga, luce, coso. Qua si sono comprati tutto. Ma davvero, signori, i soldi in dove li trovate? Perché, sentite, anche a me piace la patonza, non dico nulla, ma non è che vado a spendere centinaia di euro in... donnine di facili costumi che ti affittano il loro corpo a tempo molto ma molto determinato. Voglio dire, di solito si provvede con Federica la mano amica, o trovi una donna che non ti costi più di tanto, non quanto le carte quantomeno, e si combina in qualche modo, no? Cioè, così mi dicono, non lo so. Appena trovo la donna disposta è praticamente fatta. Ok, non erano carte di altissimo valore, ma va bene così. Bravo Ciccio, stai facendo un discreto lavoro. Prima o poi ti licenzieremo, sappilo. Allora, per il resto la maggior parte degli stand sono ben riforniti. Più o meno. Devo controllare sempre la situazione in magazzino. No dai, ho fatto un po' di scorte prima di iniziare la puntata. Datemi mezzo secondo che intanto io mi diverto a impacchettare un po' di carte. Mi avete detto nei commenti che le posso buttare dentro uno degli scatoloni. Vediamo un po'. Non è possibile mischiare. Ma c'è roba lì dentro? Ah, oh, ok, c'è qualcosa in quello scatolone. Dopo vado a controllare. Dicevo, mettendole sullo scatolone mi semplifico la vita. Ma proprio una cifra. E poi non devo fare altro che portarle al relativo stand, che in verità si trova alla mia sinistra. Ma i clienti qua non possono entrare, quindi non possono neanche comprarle. C'ho l'idea quella becera. Visto che il suo spazio è virtualmente libero e la gente sta lì seduta ore e ore a giocare a carte, e a sto punto le mettiamo in vendita direttamente qui. Olè.
è un'idea come un'altra della serie, tanto vale sfruttare i centimetri che abbiamo a nostra disposizione. Detto così suona male, ma insomma ci siamo capiti. Ah, non mi ricordo se ve l'ho detto, ma tecnicamente, figlioli, potremmo sbloccare il pacchetto del destino, no? I gemelli del... No, non è quello, non è quello. Però costa 3.000 euro solo la licenza. Oddio, abbiamo guadagnato pacchi in mani di denaro, eh? Vediamo un po' se lo zetterone magari chi trova quella carta uber rara che ti cambierà la vita. Wow, non c'era mezza carta che valesse più di un euro? Di certo non sono queste le carte che dovrebbero cambiarmi la vita, gioco. La butto là. Ok, ho avuto più fortuna con le viola. Con le carte epiche, 647 euro è un ottimo valore. Ottimo, ottimo, ottimo. Dopo la mettiamo in vendita. E che sto dando la caccia alle full art, per quanto, come sapete molto bene, sono tra le più difficili da ottenere. Disse il telone con la sua full art da 2000 euro bloccata nella vetrinetta davanti lì. Ma vabbè, dettagli. Guarda che spettacolo, 647 euro di carta. Franchino, te te la sogni? Te ti sogni proprio anche lo stipendio, che non te lo pago, ma vabbè, dettagli. Ok, abbiamo venduto un po' di roba. Ah, ecco perché c'ho così tanti soldi nel conto in banca. Molto, ma molto bene. La vendiamo per 783 euro. Ma veramente c'è gente che spende tutti questi soldi per un tocco di carta, disegnare, stampare e tutte cose? No, davvero, mi sembra completamente strano. Poi guardi anche il mercato delle figure e dici, lascia stare che è meglio, che sennò ti sale la bile, Lonino. Ok, qua è tutto sotto controllo, a parte la situazione Daddy, che è sempre un casino. Gente, vi volete levare dei maroni che la giornata è finita, sono le 9 di sera? Ma ho capito che non avrete una famiglia a cui tornare perché vi hanno diseredato e disconosciuto, ma almeno una casa, un appartamento, il sotto di un ponte, quello che vi pare, figlioli, quello che vi pare. Vabbè, intanto che aspetto che la gente si levi dalle palle, mi apro altre carte. Questa volta è andata un po' meglio, ma ho trovato tendenzialmente carte sui 4-6 euro. Come voleva si dimostra. 12 euro, perché adesso ovviamente devi darmi contro. Pezzo di erba. Doppia carta di discreto valore. Perfetto, più una da 8 euro. Ecco, sto mazzo ha fatto meno schifo degli altri della serie, mi consolo. Ok, aspettiamo che arrivino. Sì, insomma, che Franchino si liberi degli ultimi clienti. A sto punto le apro tutte a caso, ragazzi. Tanto è tutto randomico. Oh, Walter White e Jesse Pinkman, vi levate dalle balle? No, Walter. Ma porca miseria, si è messo a comprare altre carte. Ma non ne hai abbastanza? Pelatone maledetto. Ti insegno io a fare il mastrolindo qui dentro. 666 no. 666 mi inquieta un sacco. Anche Jesse Pinkman si è messo a fare acquisti alla fine. Ma porca trota. Oh, possiamo. Dai, che sennò il franco non mi va più a dormire, porco canaglia. 17 euro. Prima ne ho trovata una da 9. Meglio che nulla. A posto? Franchino, vuoi che faccio io? Oddio, quanto devi dare di resto? 9 centesimi, dai, ma sei un... Ok, buonanotte a tutti, io resto qua a sto punto. Ok, una buona giornata, 79 clienti, un profitto leggermente in perdita, ma con i guadagni che abbiamo avuto, direi che non ci possiamo effettivamente lamentare. Yay. Allora, nuovo giorno, nuovi porchi. Tecnicamente dovremmo sbloccare le scatole delle carte, quelle leggendarie, ma il telone fa sempre le cose come gli pare e piace. Ok, mettiamola così, dovrei dargli 3.000 euro. Va bene, gli do 3.000 euro, ragazzi. Palle che siete ogni tanto nei commenti. Già vi vedo. Ma non dovevi comprare le carte quelle fighe. In realtà volevo comprare quelle leggendarie. Sì, quelle ancora più. No, quelle del destino. Porco canaglia. Allora aspettate che intanto facciamo in modo che Franchino si dia da fare. Se arriva al lavoro prima delle 3 del pomeriggio. Franchino è un ometto molto molto particolare. E voilà. Oddio, queste valgono veramente un botto. Non so neanche quanto ci possiamo guadagnare sopra. Il gioco dice 35 euro di profitto contro i 32,99 delle altre. Sì, Lonino, ti devi ricordare di aggiornare i prezzi. Tecnicamente ogni cocchio di mattina. Amen. Se no la gente rompe i maroni, perché loro sì che sono aggiornati sui prezzi. Ovvio, sti babbani pagani e tutte cose. E le carte, quelle roffe, anzi le scatole delle carte roffe, che poi non saranno rosse, santo daltonismo, ma vabbè, dettagli, le possiamo mettere direttamente là sotto. E questa è fatta, Lonino, le bollette. I dipendenti, porca trota, che paghiamo intanto i dipendenti. Per l'affitto possiamo rimandare, ma per l'espansione invece no. Altri 2300 euro, ma te sei fuori col cervello. Fatemi fare una prova. Allora, ciao caro, cortesemente togliti dalle balle per 1,8 secondi. Aspettate che sposto, marone. Lascialo lì per 1,9 secondi. Che balle, sti tavoli. Ritornando a noi, vediamo un po' se riesco a far stare due serie di porca miseria, no, non ci stanno in nessun universo parallelo. Ah, che due maroni. Ok, vediamo se riesco comunque ad inventarmi qualcosa in modo tale da sfruttare meglio lo spazio della parete di fondo. E non è malvagio, ho fatto di peggio nella mia esistenza. Ok,
ok, facciamo le cose per bene, due tavoli da un lato e due tavoli dall'altro, santa simmetria, così la gente passa al centro ed è molto più pratico. Se no ogni volta sono tutti quelli che si devono spostare da una parte, spostare da quell'altra. Questo comunque ve lo metto in mezzo ai maroni per una questione di principio. Voglio vedere come passi qua in mezzo e vai a sbattere da tutte le parti. C'era comunque l'altro tavolo che avevamo ordinato prima, che a sto punto lo... non è il massimo, lo mettiamo qua. E meglio che nulla? Ma sì, dai. Questi sono i tavoli per i VIP che non ci hanno attaccato al cacchio nessuno praticamente. Però sei tavoli da gioco? Ce n'era un altro. Ci sei anche passato davanti, Ronino? Te devi dirmi come cazzo l'hai fatto a non notarlo. Al diavolo, questo me lo metti di sbiego così. Non importa. Sono un po' girati alla bene e meglio. Appena butto giù la parete, sì, devo anche spostare poi tutte le vetrinette, ma vabbè, dettagli. Riorganizziamo il tutto, però posso sfruttare 2, 4, 5, 6, 7 tavoli. 7 tavoli sono proprio tanti. Abbiamo ancora un bel po' di dindini. Ronino, se proprio vuoi fare la follia totale, potresti finalmente sbloccarti il set pacchetto del destino base, che costerà un occhio della testa, ma porca trota, sono carte nuove che maronne. Sperem un po' tanto ben. E... allora aspettate ragazzi. No, in verità queste le dovevo spostare perché c'è il set da 4, però non le metto. Ah, che due balle, perché qua vanno tutti i giochi da tavolo. Scusa, qua ci stanno solo sti cazzarola di libri. E la tua mano è piena, te la prendo io a ceffoni. Se li mettiamo qua sotto, visto che tanto per quei 4 gatti all'anno che li comprano, chi me lo fa fare? Buon Salvino, dimmi che ce ne sta anche un quinto magari. Vedi che ce ne stanno 5, togli l'etichetta che se no arriva Franchino e mi fa casino. E... nulla. Ce ne stanno 6. Voglio dire, quanti ne vuoi vendere in una volta sola? E questi invece... che miseria. Non lo metto, Franchino. Franchino, mi sono bloccato, non vedo nulla. Non abbiamo neanche le scatole, la vedo che è vuota là sotto. Dimmi che stai qui. Sì, ok, posso rimediare in questo modo. Non è un problema, abbiamo la... no, vieni qua, ok, perfetto, abbiamo la tecnologia. E togli l'etichetta. Perfetto. Questo mi ricorda che dobbiamo riordinare sti cocchio di libri o siamo nell'M. Sì, di raccoglitori. Non so perché continuo a chiamarli. È che mi sembra un libro guardarlo così. Altrimenti siamo belli che fregati. Ora mi servirebbe una scatola grande, più grande. Così spostiamo anche tutte le carte. In realtà le ho messe un po' in disordine perché quelle di fuoco dovrebbero andare sopra, e poi tutte le altre, i vari set che abbiamo acquistato separatamente, dovrebbero andare dall'alto verso il basso, diciamo. Attimo. Dammi la mossa prima che Franchino si accorga che sto manomettendo tutte le vetrine. Ok, tanto è lento come lo schifo, Lonino. Hai tutto il tempo di sto mondo per fare tutti i cambiamenti di cui potresti mai aver bisogno. E voilà, così abbiamo questa vetrina che, vabbè, mensola insomma, che è completamente vuota, che è la miglior notizia della giornata. E voilà, a posto, ho messi tutti, ottimo. Ora rimuoviamo le etichette prima che Franchino si triggeri male. E ci possiamo invece piazzare i nuovi set di carte. Maronne, che difficoltà che non sto facendo a parlare. Vi giuro, c'ho la gingiva che urla in 826,9 lingue differenti. Ah, il linguaggio del dolore. Ah, a posto. Il problema è che non ho uno stand su cui mettere queste carte. Ah, questo avresti dovuto riflettere prima, Lonino. Allora, per adesso li sgnacco lì. Così Franchino intanto può andare avanti con i lavori. Oh, porca miseria. Queste dove cazzarola andavano? Ah, qui c'è solo il problema che è una scatola differente. E quindi Franchino va in ansia. Sapete che a lui non piacciono le scatole differenti. Mio Dio, avevo tanto di quel denaro quando abbiamo iniziato l'episodio che lascia stare, che è meglio. Solo un cretino andrebbe a spendere, che ne so, 1200 euro per acquistare una nuova licenza di un'altra action figure che molto probabilmente non si cagherà nessuno. Dico solo che solo un cretino lo farebbe, gente. Salve, sono il cretino. Allora, ritornando a noi... 3 basta, ce ne stanno. Ecco, questo lo definirei un bel problemone. Oh no, mi servono davvero vetrine più grandi. Ok, al diavolo, sapevamo tutti che sarebbe andata a finire in questo modo. Si fa di così doppi, si va di così doppi. E chi si è visto si è visto, questa la posso buttare via. Ottimo, ottimo, ottimo. Dammi una scatola qualunque, grazie caro. Franchino, non toccare nulla che sto sistemando cose. Devo toccare qualcosa, ti spezzo le manine, ragazzo, che lascia stare che è meglio. Aspettate che qua c'erano dei... porceddu che invece trasferiamo qui. Poi prendiamo tutte le stelline e invece le sgnacchiamo qua sotto. Guarda le piccole stelline. Aspetta che poi arriva Franchino e fa casino. Ok, in men che non si dica abbiamo sistemato questo problema. Franco, con cosa sei arrivato? Non far danni. Bravo, bravo Franco. Assegniamo il prezzo alla nuova merce. Ci guadagno 51 euro sui pipistrelli. Cazzarola, li voglio vendere subito adesso now. E ovviamente dobbiamo piazzarli in magazine. Perfetto. Allora, apriamo di nuovo il negozio. Incrociamo anche il buco del ci siamo capiti. Questo va fuori. Qua come siamo messi? Ok, ok, va tutto molto ma molto bene. No, col cocchio che va bene. Franco, abbiamo ancora giochi a magazzino?
Ah, c'è una bella cosa lì, ordino ex novo, perché voglio dire, non è che costino un patrimonio e sembra che i clienti li apprezzino. Che faccio? Sblocco un'altra licenza? Vabbè, vediamo come procede la giornata, perché di sto passo non c'ho più un euro manco per piagne. Aspetta che faccio confusione, che se aspettiamo Franchino ciaone. E dove li avevamo messi i giochi? Giochi per... Ma Franco ce ne... Porca trota, è solo Franco che è lento come la merda. No, non sono triggerato malissimo. Vabbè, non è che ho speso patrimoni. Va, nel frattempo qualcuno si è comprato questo. Ma un po' le balle mi girano comunque. Franco 2 la vendemmia. Vai via, Franco 2. Ok, gli mancavano 5 centesimi per dover di cronaca, ma va bene così. Buongiorno signora. Oh, brava, 88 euro per il raccoglitore. Voi siete completamente svalvolati di cervello. Ti ho dato un euro extra, non importa, va bene così. Devo cercare di assecondare le necessità dei clienti, visto che il mio conto in banca mi vuole morto praticamente. Ok, ok, ho preso le carte quelle buone. Ah, qualcuno ha detto loan. Ma che succede se metti importi casuali sul bancomat? Ma secondo voi non ci ho già pensato? Non ci abbiamo già tutti provato dei tempi del loan e di compagnia bella? Tss, banale. Wow, le carte di maggior valore sono sui 20 euro. E anche meno. Che bello quando avevo le carte quelle che mi hanno permesso di fare ma proprio una sfilza incredibile di spese pazze. Ah, bei tempi. Porca trota, mi sono dimenticato di assegnare. Ma porca miseria. Ok, 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 apposta. Va tutto bene? Qualcuno li ha comprati. Sicuramente qualcuno li avrà comprati nel frattempo. Signori, che dite? Ci spacchettiamo quindi le nuove carte del destino qua? La confezione è molto più seria. Cos'è sto coso? Sono tutti nuovi in teoria? Oddio, assomigliano molto a quelli precedenti, eh? Ah, questo è il pacco comune, quindi sono i modelli di base. Le loro evoluzioni saranno nelle versioni successive. Però, come potete vedere, sono comunque carte che non valgono una ciola di niente. Guarda, 0,11. Beh, sto già trovando i doppioni. 0,33. 3 euro. 8 euro. Follia. Devo fare una critica al disegnatore. Sta cominciando un pochettino a riciclarmi i modelli. Ma Lupo non c'era già? Ma cos'è? Ma sono gli stessi, ma solo in versione leggendaria? Cioè, insomma, del destino lì, che cazzo l'era, del fantasma lì. Mi sto già dimenticando, sto facendo una confusione assurda. Quella del telone è una mente semplice, non capisce queste cose così nerd da giovani. Ok, ora va molto meglio. Una bella carta luccicosa da 31 euro. E queste sono le cose che capisce il telone. Quanto ci guadagno? Beh, con un mazzo del genere ci guadagno solo una mare di porchi. Valore complessivo 4,38 euro. Credo che sia il minimo storico, gente, non dico altro. No, mi sa che siamo scesi. Questo è 4,05. Era meno di prima, giusto? Che era, cos'era, 4,18? Yay. E tutte nuove le ho trovate stavolta. Hanno dingato tutte. Mi pareva l'ultima, ovviamente, no. Però sì, tutta roba molto basilare. Franco. Vai a palpeggiare un po' l'erba, che direi che ne hai bisogno, porca la miseria. Oh, marone, ha comprato di tutto sto tizio. Ok, sono le vecchie o sono le nuove? Non lo so, hai speso 200 euro, per me può essere anche il culo di tua nonna e non mi importa. Guarda che fila. Sì, direi che ci servirebbe un secondo cassiere. C'è solo un piccolo problema. No, in realtà la cassa mi costa 1.500 e il secondo cassiere non ho la più pallida idea di quanto mi costi. Dicevo, il problema più che altro è che non c'ho spazio per la seconda cassa. Avete visto? Ho erroneamente inserito l'importo sbagliato e il gioco ha detto: volevi? No, è che sono coglione il gioco. Vabbè, abbiamo assegnato il prezzo alle... Non avevo comprato un nuovo set di carte? O sono scemo io? No, Lonino, non le hai messe in negozio molto probabilmente. Carta da 313 euro. Aspetta che gli do il resto. Giusto perché sono testa di minchia. Do tutti il resto in più, ma quel tizio lì mi sta sulle balle in particolar modo. Mi domando se i clienti inizieranno a lamentarsi qualora dovessero attendere più del necessario durante la coda alla cassa. Forse è per questo che ogni tanto qualcuno dice non è soddisfatto. Cioè, probabilmente firmeranno dei prezzi perché sono dei barboni di merda. Ma insomma, ci siamo capiti. Le nuove carte, Franchino, non... Ma non questi, dove... Aspetta, ma non le abbiamo sbloccate quelle del vento? Ah, ok, si spiegano un po' di cose improvvisamente. Ho visto che mancavano un pochettino di figure, perché contro ogni aspettativa... Vai, ammettiamole, alcune sono carine e pucciose. I nostri clienti ne hanno comprate a pacchi. O è Franchino che, testa di minchia, non sta più rifornendo i vari stand. Franchina, verrà il giorno in cui dovrai renderti utile pure tu, che stracocchio. Zio Billio. E questi sono gli ultimi. A posto. Ok, vedi Franchino, non ci voleva tanto tempo, porco canaglia. Che poi scusate, detto tra noi, so che a sto punto sono soldi buttati nel cesso. Dimmi che lo posso fare. Per la prossima espansione serve il livello 27. No, buttavo giù l'ultima parete e porca di quelli per porca era praticamente fatta. Vabbè, non importa. No, aspetta, non sono queste, Lonino, sono queste. Vediamo di spacchettare un altro po' di carte nuove e di altissimissimo valore. 0,20. Quanto sono contento di aver speso quanto? 3.000 euro per sbloccare la licenza di queste cazzarola di carte?
Oh, almeno ne ho trovate un po' di nuove. No, erano le prime due, Lonino. Ti sei gasato per nulla. 85 euro di carta del destino. Bene, 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 bene. Speravo valessero un po' di più, visto che sono di un'edizione un attimino più, non lo so, limitata. Comincio a pensare che sono io che probabilmente vedo le carte in maniera completamente sbagliata. Ma, oh, porca miseria, non si vede praticamente nulla. Perfetto. E Franchino, ce la fai? Porca la miseria, quasi di nuovo tutto vuoto. In realtà si tratta solo di licenze, di prodotti simili, ma di ugual valore molto probabilmente. Zio Billy, la morte ascellare sta arrivando. Santo cielo. Però, oh, abbiamo riempito la maggior parte dei tavoli. Ciccio, ma non puoi andare a giocare da qualche altra parte? Ma che sta a sbirciare? Ma ti pare normale? È che qua se so comprati tutto. È che mi viene il disonore a vendere queste carte di bassissimo valore. Ho comunque carte per un valore di 2869 euro su sto cocchio di raccoglitore. Senza, cioè, con una singola carta, quella là che abbiamo trovato a 2000 passa euro, ci faccio quasi tutto. Ma insomma, ci siamo capiti. Senti, finché non devo rimettere i prezzi, come ho detto, sono un omino felice. E questa la segna qui qua. Dai che ci stai? Sì, sì, erano tutte carte vecchie. Oh, si sono già presi quelle che ho appena piazzato. Ragazzi, ha un minimo di contegno. In realtà non gli servono nemmeno, molto probabilmente. Le comprano perché le hanno viste. Aspettate che do una manina a Franco, che gli sta salendo l'ansia. Ecco qua, perfetto. No, no, nessuno si è lamentato di assenza di merce all'interno del negozio. Abbiamo mantenuto degli standard qualitativi veramente eccezionali. Porca la miseria, qua manca tutto. Nonostante abbiamo il Franco come dipendente ad aiutarci all'interno del negozio. Ecco qui, altri 550 euro. Ah, quello che mi fa triggerare male è che nel frattempo non ho pagato mai l'affitto. E prima o poi il mio padrone di casa mi troverà e me la farà pagare. Anche perché lavoro qui, sì, insomma, padrone di negozio, dai, insomma, padrone di casa è la stessa roba, apposta. Ottimo, la giornata lavorativa è virtualmente finita, quindi... Senti, io ne spacchetto qualcun'altra. Però davvero sono stato... Franchino, che spavento! Sono stata una delusione veramente incommensurabile. Non so perché, ma trovo le carte, quelle rare faighe, solo quando non sto registrando, ovviamente quando è off camera, così non ti godi il momento dello spacchettamento e i porchi che tira il telone. No, non mi lamento, sto trovando qualche foil qua e là, non ve le sto inquadrando perché sono tutte carte di valore abbastanza basso, come potete notare. Però, non lo so, ho capito che sono carte di base. Gioco, avanti, non possono valere così poco. Oh, 10,88€, un Tetron. Nome che è tutto un programma. Mi sa che la giornata è, sì, è praticamente finita. Spacchetto ancora uno e il gioco è fatto. Casomai le vado a vendere in pacchetti da 100 appena possibile. Signore, per favore, la smetta di stalkerare il resto dei clienti. Senti, metti in vendita quel poco che hai. C'ho i doppioni anche sulle foil e le carte un pochettino più rare, tra virgolette, chiamiamole rare o di valore maggiore ormai. Quindi pensate voi quanto non sono messo male. Aspetta, ma questi non avevano il prezzo. Ma cazzarola! Santa gengiva dolorante. No, tra un attimo devo smettere di registrare, perché vi giuro, sono molto ma molto sofferente. Un po' come il mio conto in banca all'interno del gioco. Sta soffrendo le pene indicibili dell'inferno. Poi quando vedo Franco che non riempie gli stand, il mio povero cuore da imprenditore ci schiatta male male. Ok, aspettiamo che... No. Ancora peggio, Franchino, davvero, vai a casa. Inserisco io le cifre e vi sono tutti felici e contenti. Perché sennò qua non voglio... Posso rimanere fino a mezzanotte perché sei lento come lo schifo. Posto, era l'ultimo cliente? E... No. O giocate assieme o vi levate dalle balle. Ma stia scherzando per davvero. Ok, ancora una volta, wow, profitto in negativo. Ma vabbè, abbiamo speso l'infinito e oltre di dindini. Ok, ora mi faccio del male e guardo quanto dobbiamo pagare. Ok, neanche così tanto. Senti, tolto il dente, tolto il dolore. Brutta scelta di parole, veramente bruttissima scelta di parole. Questo cos'è? I giochi da tavolo. Perché cazzarola sono qui? Guarda, ne acquistiamo altri. Mafia works, la mafia funziona. Non è quello che si intende. Ma vabbè, dettagli. Ecco, acquistiamo ancora una volta 4 scatole. Sperando che qualcuno li compri, secondo me. I nostri clienti sono degli imbecilli, non dico di no, ma non sono così tanto imbecilli. Anche questo è da tenere in considerazione. Allora, aspetta, il quarto gioco... Oh, merda, non ho più spazio per i giochi da tavolo. Devo comprare... No, in verità dovrei allargare sto cazzarola di magazzino. Vediamo un po' se almeno quello me lo fanno allargare. Aspettate che poi il telone si dimentica di mettere i prezzi. Il gioco dice ristrutturare l'8B. Sì, 400 euro... Ok, meglio che nulla, vediamo un po'. E dai. Aspetta, che allora questo me lo sgnacchi qui. Peccato che ogni scaffale debba essere necessariamente accessibile sia da un lato che dall'altro. Quindi letteralmente non li posso mettere a parete. E a sto punto sono 1000 dollari buttati nel cesso.
prendimene un altro. E casomai spostiamo la merce in punti più consoni appena possibile. Sentite ragazzuoli, intanto apriamo il negozio, perché c'è la fila lì fuori di gente in astinenza nera da cagate. Ok, quindi appena c'hanno un euro da parte lo devono spendere subito adesso. No, non ce la fanno. Non ce la fanno proprio a tenerli da parte i soldi. Aspetta che adesso col nuovo magazzino sto a fare un casino pure io, perché avevamo ridotto la scorta di bombolette. Ottimo, ottimo, ottimo. Ah, quei libri non li sta rifornendo più Franco DM. Franco, li avevamo comprati, sono sicuro. Eccoli qua, te l'ho detto io. Di sto passo non solo mi serve un secondo cassiere, ma anche, no, basterebbe un singolo magazziniere, ma che facesse bene il proprio lavoro. Non è una cosa da poco se ci ricordiamo che abbiamo Franco. Ok, un Crobib da 17, alleluia. Quel suono sta diventando sempre più raro, quello che indica che hai trovato una carta rara e faiga che non vale uno schifo. Perché per il resto l'unica cosa che sento è quando trovo una carta nuova che... Mamma mia, mi fa pentire di esistere, ma vabbè, dettagli. Aspettate che vedo se ne abbiamo altre. Siamo sugli 8 euro. Ma sono a pagina 1? Sì, sei a pagina 1, Lonino. Hai venduto anche il culo della nonna ormai pur di guadagnare qualche eurozza in più. E la rottura di balle è che tutte queste carte sono 9... Quindi devo mettere i prezzi a manina. Wow, sono le 10 del mattino di una giornata lavorativa e la maggior parte dei clienti sono già seduti ai tavoli. Sì, lo so, avrei potuto probabilmente anche metterli per lungo così, ma non importa, gente, anche per dare un minimo di variazione. Una volta buttata giù la parete, qualcosa sicuramente mi posso inventare. Dai, gioco. Wow, ragazzi, 7 carte, 1,84 euro. No, no, non ci credo. Presumo che le carte vengano generate nel momento in cui io apro il pacchettino. Santo random. Ma cazzarola, non si può essere così tanto sfigati. 6,68 euro tua nonna. Niente, niente, niente. A parte una carta di Helio, l'ultima da 5 euro, il resto è il disonore. No, io non ci spendo più tempo. In verità l'assistente, testa di minchia, l'altro giorno mi ha portato, come vi avevo detto, un paio di carte vere e proprie. Ah, 16 euro. Vedete, vedete cosa vi dicevo? E ammetto, provo più emozione a farlo in gioco, perché almeno vedo il valore a destra. Perché sennò così sono dei pezzi di carta che non so quanto valgano. E non è la stessa cosa. Oh mio Dio, no, Franchi, no, lascia sta. Devo smetterla di continuare a sbloccare merce, figlioli. È abbastanza ovvio che a questo punto, wow, te sì che ne hai spesi di soldi. Dicevo, a questo punto mi conviene molto velocemente assumere dei nuovi dipendenti. Questi li licenziamo una volta per tutte, vi sono tutti felici e contenti. Mi dispiace, ma il negozio è cresciuto e anche le esigenze del telone devono crescere con esse. Ehi, ciccio. Ah, ma sono solo i portacosi che non valgono nulla. Per un secondo mi ero gasato. Levati dalle balle. Salve, sono il telone di 2 o 3 giorni dopo. Nella vita vera, non nel gioco. Allora, volevo concludere la giornata lavorativa. Volete ridere? Nel frattempo ho spacchettato un po' di roba e qualche carta più decente l'ho trovata. Sempre quando non registro. Cioè, le ho spacchettate alle 3 di notte, che ero rincoglionito dal sonno, ma avevo troppo dolore alla gengiva per registrare. Sapete com'è, poi volevo anche evitare di svegliare i vicini urlando: ah, ho trovato una carta rara, sì! Non mi sembrava proprio il caso, effettivamente. Più o meno quando trovo una carta rara, questa è la mia voce. Potete non lasciarmi così tanti spazi fra una carta e l'altra? È una cosa che mi dà veramente proprio una cifra fastidio. Come mettere i pre... Sono tutte 9? No, non tutte, ma... Levati, barbone, la maggior parte lo è purtroppo, quindi... Yay, che bello segnare i prezzi. Per fortuna che i miei genitori non sanno che tipo di video faccio, che è meglio. Se gli dicessi che lavoro su certi siti... cough, poco raccomandabili, mi sentirei meno disonorato, ma vabbè, dettagli. Franky, per fortuna che non ti faccio ordinare la roba, ma ci servono le nuove carte, ecco qua, per... E anche effetto. Sì, il mio conto in banca non se la passa poi così male. Fatto sta che con il prossimo livello posso comprare anche la scatola delle carte del destino base. Che ci hanno deluso, figlioli. Marone, la big delusione che non mi è salita mentre ho registrato questo episodio. Che ci vuole una marea di tempo a registrarli. Guarda, vediamo un po' se ho un po' di culo. Spacchettiamone. Ma do 4 loni. No, davvero, le peggio carte. Quanto vale? 5 euro? Vabbè, 8,71 euro. Comunque lo schifo. Ecco, 45 euro, appena... 12 euro. Come ho detto, appena critico qualcosa,
Beh, sto pacchetto non era neanche così male, eh. Gioco, come dicevo, mi deve smentire. Devo andare a preparare altri pacchetti, quelli che contengono un centinaio di carte. Che, editando il video mi sono accorto di aver fatto un errore, peraltro. C'era scritto 77 centesimi massimo. Potevi mettermi anche quelle da 2 euro, onestamente. A sto punto è inutile tenerle lì, ma gioco ragiona con... Aspetta, non c'abbiamo uno scatolone. Senti, non posso buttarle a te. Ma porca la miseria. Franchino, hai preso tu gli scatoloni, sicuramente è colpa tua. Speriamo che questo sia vuoto. Perché qua stiamo a fare un casino. C'è merce dovunque, Franchino. Ah, oh, santi numi, no, davvero. A, il prossimo episodio assumo altri dipendenti. E B, vedo se riesco a sistemare un po' sto cazzarola di magazzino. Altrimenti il telone, come carte insufficienti. Dicevo, lui quelle sopra un euro, dicetti le puoi vendere tu direttamente in... in negozio. Sì, ma è una rottura di maroni stare a fare lì le carte piazzate sugli stand qua. Che ora sono quasi le 9 di sera. Sbagliato è entrata. Ci ho quasi 9 di sera, quindi dal mio punto di vista possiamo anche chiudere prima. Franchino, chiudiamo il negozio, non c'ho più voglia nemmeno io di lavorare. Aspettate che metto in vendita anche le ultime. Olè. Giuro, il prossimo che mi passa davanti gli afferro una teta e gliela strappo. Aspetta, non c'è più spazio. Non è che abbiate comprato troppe carte rare dedicate? Oggi è stata la sagra del poraccio. Non è vero, conto in banca, come ho detto, se la passa abbastanza bene in sto gioco. Ok, aspettiamo che gli ultimi clienti si levino dalle balle. E intanto mi spacchetto. Toh, andiamo di quelli del destino. Ti prego. Ma che schifo. 4 centesimi, cioè... Cos'è sto schifo? Non abbiamo trovato una rara decente di sto nuovo mazzo. No, 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 no. Qua sento puzza di complotto, figlioli. Ne ho trovata al massimo una da 5, ora una da 4, un'altra da 3 prima. Oh, 20 euro, alleluia. Credo sia la carta più decente che abbiamo trovato all'interno di sto mazzo. Franchino, ma c'è ancora qualcuno? Signore, vada a casa anche lei, non si renda ridicolo. Siamo arrivati comunque a 88 clienti, mica pizza e fichi. Ok, giorno 35, gente, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Io vedo di andare avanti intanto, così levelappiamo il negozio, accumuliamo denaro. Magari sfondiamo qualche altra parete e sistemiamo meglio questi tavoli che mi fanno salire il fastidio. Come detto, sì, probabilmente li potremo girare. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi percuoto ripetutamente tirandovi addosso queste action figure fatte in plastica molto rigida e con materiali molto poco sani, non approvati dall'UE. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!